Fatto brillare il cavalca ferrovia di Ripafratta al confine con la provincia di Pisa, demolizione controllata della storica struttura in disuso da molti anni, traffico ferroviario sospeso fino al prossimo 7 agosto. Premiazioni atto primo alla Cittadella, sabato sera la consegna della prima tranche dei premi relativi al Carnevale di Viareggio 2020, si replica domenica sera tutta la manifestazione in diretta su Noi TV. Giovane di 25 anni muore per overdose, il ragazzo di Torino è deceduto all'Oppa di Massa, per arresto cardiaco era venuto al Lido di Camaiore per trovare il padre, ricoverato a sua volta in codice rosso al Versilia. Una notte di lirica per Luigi e Vando, la serata di sabato sera alla Fortezza di Montalfonso è stata dedicata allo struggente ricordo del maestro Roni e dell'imprenditore D'Angiolo. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Apriamo dunque con un servizio tanto importante quanto spettacolare per le immagini che vedrete. È stato fatto brillare domenica mattina il cavalca ferrovia di Ripafratta lungo la linea ferroviaria Pisa-Lucca. Erano esattamente le 10.01 di domenica 2 agosto 2020, quando questa spettacolare esplosione ha fatto brillare il cavalca ferrovia di Ripafratta sulla linea ferroviaria Lucca-Pisa, al confine tra le due province. ANAS aveva programmato per la prima domenica di agosto la demolizione controllata dello storico cavalca ferrovia. L'attività di abbattimento era stata pianificata in seguito alle indagini svolte dai tecnici ANAS, che avevano rilevato diffusi fenomeni ossidativi delle armature metalliche dell'impalcato e uno stato di generale degrado delle strutture. La demolizione del sovrappasso, in disuso da alcuni decenni, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione dei treni della linea ferroviaria Pisa-Lucca, che sottopassa al cavalca ferrovia. L'abbattimento della struttura, lunga 37 metri e con un'altezza che sfiora i 7 metri rispetto al tracciato ferroviario sottostante, è stata realizzata tramite l'utilizzo di esplosivo. A seguire i materiali saranno demoliti in loco e rimossi. La durata complessiva dei lavori di demolizione, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta e le attività preparatorie di smontaggio di un tratto di binario e la successiva ricostruzione, è stimata in 9 giorni, durante i quali, in piena sinergia con Rete Ferroviaria Italiana, il collegamento ferroviario Pisa-Lucca sarà garantito tramite un sistema sostitutivo di navette fino a venerdì prossimo, 7 agosto. Ed ora una vicenda di cronaca tanto drammatica quanto particolare. Un giovane di 25 anni di Torino era sceso in Versilia per trovare il padre e vediamo poi quello che è successo nel servizio di Roy Lepore. Un giovane di 25 anni di Torino, Samuele Ventrella, è deceduto all'ospedale Oppa di Massa per arresto cardiaco in seguito all'uso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era arrivato dal capoluogo piemontese in Versilia per trovare il padre di 54 anni che svolge lavori saltuari. Sabato sera, intorno alle 23.30 in via Don Minzoni al Lido di Camaiore, entrambi si sono sentiti male in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Con loro c'era anche un cugino. Insieme all'automedica è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, ma quando sono arrivati i soccorritori il ragazzo era in arresto cardiaco e dopo averlo cercato di rianimare lo hanno trasferito all'Oppa di Massa, dove però nella nottata è deceduto. Il padre invece, in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Versilia per abuso di sostanze stupefacenti ed alcol. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire i fatti. Il padre del ragazzo è comunque conosciuto ai militari per fare uso di sostanze stupefacenti. Altre notizie di cronaca, ci spostiamo a Viareggio. Due giovani donne, NA 20 anni, residente a Zagarolo, e JZ 24 anni, residente a Roma, indagate in stato di libertà per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, come vediamo in questa foto. Sabato pomeriggio sono state controllate dal personale della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio sulla passeggiata a mare. Nascondevano un cacciavite della lunghezza di 24 cm ed uno scalpello in metallo della lunghezza di 26 cm. Tra l'altro una delle due ragazze è stata sottoposta anche al foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni.
Ancora altre notizie in breve, il titolare di un negozio di motocicli a Viareggio in pieno giorno e con clienti nel negozio ha sventato il tentativo di furto da parte di un uomo che stava frugando nella borsa della moglie dopo che si era intrufolato nell'ufficio. Lo ha sorpreso costringendolo alla fuga prima che portasse via del denaro. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una volante del commissariato di polizia. E c'è stato un morto mentre era in mare nelle acque antistanti il bagno Gioia a Lido di Camaiore. Un anziano di 80 anni, in seguito ad un probabile malore, appunto, è deceduto. L'uomo è stato notato galleggiare dalla riva e quando è stato soccorso dai bagnini e dal personale del 118, purtroppo non c'era più nulla da fare. Parliamo anche di incendi ancora una volta, e questo fatto è ridondante nelle ultime settimane. Un incendio si è sviluppato domenica mattina nella pineta di Levante in Darsena, Viareggio. Sono andati a fuoco circa 500 metri quadrati di vegetazione. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenute due squadre dell'antincendio boschivo della Croce Verde e il DO della Regione. L'incendio è stato spento, la zona viene comunque tenuta sotto osservazione perché si teme che questi incendi siano chiaramente di origine dolosa. Rimaniamo a Viareggio per parlare però di tutt'altro argomento. Sabato sera la consegna della prima tranche dei premi relativi al Carnevale di Viareggio 2020. Permesso, eccoci tutte quante, che l'uomo sian le maschere in veste stravagante. Infoleggiante umor, infoleggiante. Sabato sera e in diretta su Noi TV sul palcoscenico della Cittadella è avvenuta la consegna di una parte dei premi relativi al Carnevale di Viareggio 2020. A condurre la serata in modo magistrale Daniele Maffei, la storica voce del Carnevale, e Jessica Volpi. Consegnati una prima tranche dei premi nelle quattro categorie di concorso e premi speciali alle opere in gara. A far da preludio alle premiazioni l'intervento del presidente della Fondazione Carnevale Marielina Marcucci, la quale ha evidenziato lo straordinario lavoro e la professionalità che stanno alla base di una manifestazione del genere ed ha voluto con sé sul palco alcuni dei suoi maggiori e preziosi collaboratori. In questa prima serata consegnati il premio speciale a Roscanova per l'opera più brillante e il primo premio di categoria a Matteo Raciti per la sua maschera isolata I disagi di Gulliver. Il premio fantasia Sergio Baroni è invece andato alla mascherata di Giacomo Marsili Ombre cinesi. A Roberto De Leo e Vania Fornaciari il terzo premio delle mascherate in gruppo per la costruzione Alice una fiaba moderna, mentre a Marzia Etna il secondo premio per Terra promessa. A Luca Bertozzi il primo premio dei carri di seconda categoria per il suo A caccia di un lieto fine. Tra i riconoscimenti speciali, il premio Allegoria intitolato a Silvano Avanzini è stato consegnato a Roberto Vannucci, autore del carro di prima categoria Beata Ignoranza. Carlo Lombardi invece ha ritirato il premio Colore Antonio Darbiano per il suo Olé. Premio della critica Giovanni Lazzarini invece alle Bigre Roger, autore di Home Sweet Home, di prima categoria. Ad Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cerri, autori del carro Idol, quello su Ronaldo, il terzo premio di prima categoria e il premio scenografia intitolato ad Alfredo Pardini. La prima delle due serate si è conclusa con il secondo premio al carro di prima categoria robotica di Luigi Bonetti. Fa male, specie a chi sa comprendere, la vita è un carnevale. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per piogge forti e temporali, valido dalle 4 alle 20 di lunedì 3 agosto. Le precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e appunto nella nostra provincia di Lucca. Prima di passare al prossimo servizio parliamo anche di coronavirus, 9 casi in Toscana nelle ultime 24 ore, 3 in provincia di Lucca, nessun decesso. Altro cluster di Covid-19 è segnalato a Porcari, questo secondo cluster è legato ad un uomo di 74 anni, ricoverato in questi giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Luca di Lucca, trovati positivi altri 3 contatti stretti di questo uomo, la moglie ed il figlio insieme ad una vicina di casa. Ed ora andiamo in Garfagnana, Bolognana, comune di Gallicano, 10 alloggi popolari davvero di ultimissima generazione. Luca Galeotti. Una bella risposta per il problema sempre più diffuso dell'emergenza abitativa in Valle del Serchio. È quella che sono riuscita a dare 3 comuni, Gallicano, Barga e Borgamozzano, grazie ad un'importante sinergia che ha permesso di ottenere a Bolognana, in via del Picchio, 10 unità immobiliari nuove di zecca e particolarmente curate, dotate di tutti i comfort e di impianti di nuova generazione e con tanto di orto privato. Gli alloggi, presentati in questi giorni, sono stati acquistati in seguito ad un finanziamento regionale finalizzato all'acquisto sul mercato di alloggi pronti, non venduti, da destinare ad edilizia residenziale pubblica.
allo scopo di incrementare il patrimonio di edilizia popolare senza consumo di suolo. La Regione Toscana nel bando dava la possibilità ai comuni di associarsi e la proposta dei 3 comuni valigiani è stata ammessa a finanziamento. C'è stata data questa possibilità di costruire questi alloggi insieme, quindi un'offerta che si amplia sul territorio, che viene disciplinata appunto da un accordo fra i comuni, e di questo insomma ringraziamo anche ERP per il sostegno e il supporto nella realizzazione. L'amministrazione comunale di Gallicano ha saputo cogliere questa importante opportunità messa a disposizione dalla Regione Toscana e in forte sinergia con il Comune di Barga, il Comune di Borgamozzano, l'ERP e la ditta Last Asta Plus, abbiamo recuperato questi immobili che da anni erano invenduti, andati all'asta e quindi diventano patrimonio di tutte queste comunità. Gli alloggi sono stati acquistati per 1,4 milioni di euro dal Comune di Gallicano e verranno assegnati, 4 a Gallicano, 3 a Barga e 3 a Borgamozzano, non appena saranno pronte le graduatorie definitive dei comuni che hanno scadenze diverse. Le case saranno gestite dalla società ERP Lucca, che ha partecipato alla presentazione degli immobili con il suo presidente Andrea Bertoncini. Un progetto per il territorio, siamo molto soddisfatti, è una zona che aveva bisogno di alloggi, abbiamo notato che la collaborazione tra i comuni è stata fondamentale, alloggi invenduti e quindi anche in qualche modo un aiuto alle aziende del territorio in un settore estremamente particolare e delicato. ERP è soddisfatta, ringrazio molto i dipendenti della struttura per l'impegno messo e per l'obiettivo raggiunto. Quando a settembre le scuole finalmente, lo auspichiamo tutti quanti, riapriranno battenti, le famiglie che utilizzano la primaria di Valle Buia, siamo nel comune di Lucca, avranno una bella sorpresa. Sarà infatti a loro disposizione, regolarmente completato, il nuovo parcheggio che sta per sorgere proprio a ridosso del plesso. Le commissioni consiliari, scuola e cultura, e la commissione consiliare lavori pubblici e ambiente, presiedute rispettivamente da Teresa Leone e Daniele Bianucci, insieme a loro l'assessore Celestino Marchini, hanno effettuato in questi giorni, come vediamo, un sopralluogo. A Castelnuovo Garfagnana, alla fortezza di Monte Alfonso, grande successo per la serata lirica, una serata dedicata purtroppo a due amici che non sono più con noi. Straordinario successo per la serata dedicata alla lirica andata in scena sabato sera alla fortezza di Monte Alfonso di Castelnuovo Garfagnana. La serata si è aperta con il toccante intervento del sindaco Tagliasacchi, in quanto era dedicata alla memoria del cantante Luigi Roni e dell'imprenditore Vando D'Angelo. Tagliasacchi ha voluto ricordare tutte le vittime del coronavirus della zona e ha ringraziato tutti coloro che hanno dato il proprio contributo in quei momenti così difficili. Poi è stata giustamente la musica a prendersi la scena, grazie agli straordinari artisti che hanno arricchito la serata davanti a quasi 500 spettatori. Antonello Palombi, tenore, Gabriele Viviani, baritono, Oksana Vica, soprano e Serena Farnocchi, anch'essa soprano, onoreranno la memoria di due grandi personaggi. Il basso Luigi Roni e l'imprenditore versiliese Vando D'Angelo. Dopo l'apertura del Monte Alfonso Festival con le bellissime musiche di Ennio Morricone è stata la volta del gran galà Consonanze Artistiche organizzato dall'associazione Crayon Versilia a conferma del programma completo di un festival che coniuga arte, spettacolo e musica. Il pregio di questo festival non è soltanto quello di averlo potuto realizzare in un momento così particolare, ma anche quello di aver messo insieme più forme artistiche, dal cabaret alla musica leggera fino alla lirica di questa meravigliosa serata. Oltre un'ora di grande musica che ha visto la partecipazione anche di artisti di livello internazionale, accompagnati al pianoforte da maestri Stefano Teani e Marco Balderi, con brani tratti da opere universali come La Tosca e La Fanciulla del West di Puccini, Il Rigoletto e Il Trovatore di Giuseppe Verdi, o La Norma di Vincenzo Bellini ed altro ancora. Prossimo appuntamento con il Monte Alfonso Festival sotto le stelle sarà con Neri Marco Re, lunedì 3 agosto con Le mie canzoni altrui, omaggio al cantautorato italiano attraverso brani di Capossela, Dalla, De André, De Gregori, eccetera. Ricordandovi inoltre che all'interno della fortezza si potrà anche cenare sotto le stelle con i piatti tipici della Garfagnana. Eccoci tornati, seconda parte del TG Noi, ripartiamo da Pietrasanta, un Michelangelo possiamo dire mai visto nella video installazione del Musa.
Arte, fotografia e musica si fondono inaspettatamente in Michelangelo, il dono della creazione, l'innovativa e sorprendente video installazione artistica inaugurata venerdì pomeriggio nella sala multimediale del Musa a Pietrasanta. L'intento di questa sperimentazione tutta digitale, che non poteva che essere ospitata dal Museo Virtuale della Scultura, gestito dalla Camera di Commercio di Lucca, è quello di esaltare la stupefacente bellezza delle opere di Michelangelo attraverso le fotografie di Sergio Garbari, per 20 anni fotografo ufficiale del Gabinetto degli Uffizi, rielaborate in una spettacolare sequenza di proiezione sui grandi schermi. Vogliamo unire la tradizione alla tecnologia. Siamo partiti da alcuni scatti fotografici realizzati da Sergio Garbari, l'ex fotografo ufficiale dell'Uffizi, scatti che hanno ad oggetto opere di Michelangelo che si trovano nei musei fiorentini. Utilizzando la tecnologia del Musa abbiamo cercato di valorizzare questi scatti fotografici e di creare un prodotto assolutamente nuovo. Abbiamo puntato sull'originalità e abbiamo voluto utilizzare questo grande artista Michelangelo, che è già protagonista di altri nostri prodotti, ma questa volta davvero in chiave originale ed innovativa. I nostri 8 schermi sono tutti utilizzati e attraverso la fantasia della produzione artistica, che in questo caso è stata affidata a KIF Italia, abbiamo realizzato una sequenza di immagini e di suoni che accompagnano gli scatti fotografici. La videoinstallazione su Michelangelo sarà aperta al Musa a ingresso libero in tutti i fine settimana di agosto, dal venerdì alla domenica, dalle 19 alle 24. Proseguono con successo a ritmo serrato gli appuntamenti con i grandi interpreti che Lucca Music Class Festival propone nella chiesa di San Francesco a Lucca. Lunedì sera alle 21.15 sarà la volta dei fratelli Simonide e Monaldo Braconi, violista e pianista che si esibiranno in un programma di grande fascino. Simonide Braconi, per prima viola, ricordiamo, del Teatro alla Scala di Milano, e interpreta le grandi pagine di Schubert e Shostakovich, con il fratello Monaldo che si esibirà al pianoforte. E ora parliamo di una bella mostra allestita alla Versiliana, ce ne parla Silvia Toniolo. Un percorso tra mito e bellezza, ispirato alla natura, alla sua trasformazione e rinascita. Pietre della memoria, omaggio al parente, è la mostra dell'artista Andrea Chisesi, accolta nelle ampie sale espositive della Versiliana e che proseguirà fino al 23 agosto. Curata da Marcella Damigella e inserita nel programma del 41esimo Festival, l'esposizione è dedicata a Michelangelo e in particolare al profondo legame che Gabriele D'Annunzio nutriva per il genio di Caprese, a tal punto da considerarlo il parente. La Versiliana appare come il luogo perfetto per l'esposizione di Chisesi, poiché se da un lato la cava delle cervaiole del vicino Monte Altissimo offrì al Buonarroti la materia prima per alcuni suoi capolavori, dall'altro, proprio sotto gli alti pini della storica villa, D'Annunzio compose la celebre Pioggia nel Pineto. In tutto sono visibili 70 opere su carta e 41 dipinti inediti su tela, di cui una dal titolo Il Vate, la cui immagine è proiettata su una delle mura esterne della Versiliana. L'opera rappresenta l'esclusiva anteprima di Tempora Vatis, la nuova mostra che prossimamente l'artista dedicherà ad Annunzio e che si terrà al Vittoriale sul Lago di Garda. Collezione delle fusioni, così la definisce l'artista riferendosi alla tecnica utilizzata, un innesto di pittura e fotografia. Ho voluto lavorare con i matrem, che sono una simbologia che poi va a creare una sorta di texture sulle quali poi imprimo lo scatto fotografico. Quindi lavoro per stratificazioni pittoriche, a volte anche con l'utilizzo della carta, come ad esempio alcune opere che ho portato in questa mostra, ma che in realtà sono dell'anno scorso, della collezione della Saligia sui 7 vizi capitali che ho realizzato alla Reggia di Caserta. Appunto, è come se la natura penetrasse dentro le sculture e si trasmutasse in esse. È proprio una frase di D'Annunzio, appunto, che racconta questo.
Chiudiamo con lo sport e con il pugilato. La pugilistica lucchese dunque è tornata sul ring, lo ha fatto con Andrea Bardazzi, elite seconda serie peso welter 64 kg, accompagnato dal maestro Giulio Monseresan. Bardazzi ha coronato con una meritata vittoria il primo match di un pugile lucchese dopo il lockdown. L'incontro ha visto Bardazzi contrapposto a Gabriele Orsi della Global Gym Firenze e si è svolto all'interno della riunione organizzata dalla box tricolore di Reggio Emilia. Con questa notizia di sport si chiude anche la seconda parte del TG1, una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte.